Allora, Fidelia Cascini, docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, da anni si occupa di dati sanitari. Evviva! E... No, perché siete po veramente pochi. Si occupa di dati sanitari, si occupa di dati sanitari nei tavoli europei e in particolare è implicata in un progetto europeo sulla qualità del dato sanitario, perché come dicevamo, magari poi ci sono anche le grafie, magari ci sono poi i dati, che portano rumore, cioè bisogna anche saper raccogliere il dato. Prego. Grazie Felicia e grazie soprattutto per lo sforzo che stai facendo di mettere tutti intorno a tavolo, a un tavolo per discutere di questi temi. Credo che mi stia abbandonando il microfono. Vabbè, non ti preoccupare. Cosa posso dirvi della qualità dei dati? Allora, intanto cerchiamo di mettere a fuoco il concetto di qualità. Torniamo negli anni 60, negli Stati Uniti, la General Electric avvia uno studio. Impatto di strategie di mercato sui profitti. Qual era l'obiettivo? Confrontare varie unità strategiche aziendali di cui alcune avevano grande successo e altre fallivano. Allora avvia questo studio per capire quali erano i parametri che influenzavano i profitti e quindi parametri strategici fondamentali per garantire un successo di mercato. La qualità è risultata tra i più importanti parametri. Da allora questo studio va avanti da 50 anni, è passato all'Università di Harvard, è stato poi esteso all'Istituto Americano di Strategie di Mercato, eccetera. Ma qual è il tema? Che il concetto di qualità, lo vediamo dovunque, è determinante. La qualità del dato è stata quindi mutuata all'interno soprattutto dei servizi finanziari. Le banche fondano sulla qualità del dato le loro strategie. Strategie per non solo fidelizzare il cliente, ma per fare profitti, per gestire i rischi degli investimenti e quindi per essere competitive. Perché il dato sanitario dovrebbe essere diverso? Allora andiamo al mondo della qualità del dato sanitario. Chi sono i beneficiari o le vittime di dati sanitari non di qualità? Ricercatori e innovatori, sicuramente. Dati di cattiva qualità non permettono ricerca di valore. Non permettono di arrivare a conclusioni affidabili, non permettono quindi evoluzione scientifica meritevole. Lo faccio dopo, scusami. Gli innovatori, i decisori politici, le autorità regolatorie, immaginate voi come si possa fare programmazione, pianificazione strategica politica o semplicemente far rispettare delle leggi se i dati che arrivano a chi deve essere informato non sono di qualità. E poi non parliamo di professionisti e pazienti. Quali sono i dati non di qualità? Ma potrei dire tutti. Oggi abbiamo pochissimi dati di qualità e vediamo perché. La qualità, intanto, è una dimensione che non è univoca. È molto difficile da definire la qualità del dato sanitario. Perché parliamo di questo, ed essendo molto difficile da definire, dipende strettamente dal contesto concreto in cui viene utilizzata. Cioè, quello che vale per la qualità è l'idoneità allo scopo per cui il dataset di riferimento viene utilizzato. E quando noi parliamo di dato, dietro c'è un'interpretazione. Se io chiamo bicchiere questa cosa e voi chiamate bicchiere quest'altra cosa, non ci capiremo mai. Quindi c'è un tema semantico. C'è un tema anche di simbologia riferita a quel concetto, quindi come lo esprimo io quel dato affinché possa essere univocamente interpretato. Banalmente, i dati di laboratorio, tra un laboratorio e un altro, abbiamo sistemi con unità internazionali di riferimento diverse, per cui i dati hanno valori diversi e non confrontabili. Quello anche è un tema di qualità del dato. Allora, se ci giriamo intorno e dobbiamo vedere quali sono i dati di qualità, capiamo che è veramente un disastro. Non voglio essere così tragica, arriveremo a una fine. Allora, dicevo, calare la qualità è strettamente legato al contesto, quindi alla finalità per cui devo usare quei dataset. Questo ce lo dicono anche le esperienze vissute, cioè noi vediamo definizioni di qualità del dato dell'OCSE, della ISO 9001. Adesso, siccome stiamo lavorando in ambito di spazio europeo dei dati sanitari, io ho fatto per
quasi 2 anni il referente nazionale presso il Consiglio dell'Unione Europea per conto del Ministero della Salute proprio sul regolamento dello spazio europeo dei dati sanitari, e tra gli articoli di legge, all'articolo 56, si parla di qualità del dato sanitario. Non solo, l'articolo 56, quindi l'obbligo di avere un marchio di qualità e di utilità del dato che verrà usato, ma anche come devono essere preparati i dataset, articolo 55, come devono essere preparati i cataloghi dei metadati per far capire dove trovare quei dati che ci servono, articolo 57, e così via. Allora, qual è il tema? Che se noi parliamo di dato sanitario e di qualità del dato sanitario, ci dobbiamo innanzitutto chiedere: la qualità l'andiamo a cercare a livello di fonte di dato, e quindi il dato deve essere completo, accessibile, congruente, comprensibile, eccetera, e quindi quello è un problema che riguarda i titolari dei dati, tutte le strutture sanitarie, tutti coloro i quali preparano, raccolgono delle informazioni dai pazienti o dai cittadini o chi che sia. Ma poi abbiamo anche un livello istituzionale. Chi verifica la qualità dei dati? Chi disegna il Data Quality Framework che serve per validare quei dati come di qualità, quei dataset che possono poi essere utilizzati ad esempio per fare interpretazioni di politica, per essere usati da sistemi di intelligenza artificiale per dare dei risultati affidabili? E quindi capite come questo tipo di ambito è molto esteso. Allora, i progetti europei. Questa è la buona notizia. Sapete che questo regolamento, speriamo nel trilogo, arrivi presto a definizione, cioè che le parti politiche trovino una coerenza e quindi si arrivi all'approvazione entro fine anno con approvazione definitiva per l'inizio 2025. Ci sono molti progetti che noi stiamo facendo da anni, come Joint Action, quindi le autorità competenti dei vari Paesi membri, per sviluppare tutti i singoli settori previsti all'interno dell'European Data Space come requisiti che saranno obbligatori. Tra questi ci sono delle joint action, ad esempio la joint action TIDAS, che è una joint action che serve proprio per l'uso secondario dei dati, che si occupa della qualità e ha dato il via. Adesso stiamo lavorando su un progetto, si chiama Progetto Quantum, se guardate su internet lo trovate, abbiamo fatto il kick-off lo scorso mese. Qual è l'obiettivo di questo progetto? Intanto mettere insieme tutti i paesi europei per cercare una definizione unica di qualità dei dati per l'uso secondario. E ripeto, uso secondario perché non è a 360 gradi la definizione di qualità del dato sanitario. Una volta trovata una definizione comune tra paesi, perché ci dobbiamo capire su cosa intendiamo cosa, bisognerà poi lavorare per creare delle competenze che possano preparare i dataset. Cioè, immaginate voi, quando sarà obbligatorio il regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari, che tutte le strutture sanitarie e tutti i data holder, cioè tutti i titolari dei dati, dovranno mettere a disposizione obbligatoriamente dei dataset per le finalità di uso secondario. Dove le troviamo queste competenze? Bella domanda. Lavoreremo per formare persone. Io insegno da 7 anni in un master Big Data alla Sapienza e sono a volte 15, a volte massimo 20 studenti, subito tutti presi, e direi che su 20 studenti uno si occupa di dati sanitari, tutti gli altri sono su altri terreni, associazioni, banche, IMSS. Allora, dove li troviamo? Io penso, con un atteggiamento propositivo e costruttivo, che Roma non è stata costruita in un giorno, quindi arriveremo anche noi a fare dei passi avanti. Quello che spesso ci manca è la consapevolezza dell'importanza di certe dimensioni. Questo tema della qualità del dato non è considerato tanto quanto dovrebbe essere, cioè perché stiamo parlando di salute, cioè se noi fossimo un meeting di finanza, probabilmente queste cose che sto dicendo sarebbero scontate. Invece siamo in un ambito di salute dove purtroppo l'approccio razionale, pragmatico, sistematico è qualcosa che viene visto lontano, perché tradizionalmente la medicina nasce quasi un po' come un'arte, no? Cioè l'approccio alla cura è un approccio molto umanistico, umanizzato, diciamo più
coinvolgente l'aspetto dell'intuito e della genialità di chi lo esercita che non l'aspetto organizzativo. Noi siamo francamente deficienti dal punto di vista organizzativo a 360 gradi come paese in tante cose, però quello sanitario probabilmente è ai primi posti della disorganizzazione e penso che su questo, a dispetto delle eccellenze dei clinici che abbiamo, perché abbiamo delle menti eccelse nell'ambito della sanità, ma abbiamo un sistema organizzativo che è veramente un disastro. Quindi la speranza non è sufficiente, ci vuole tanta determinazione. Io sono ammirata, quando lei mi ha contattato, non la conoscevo prima, di questo sforzo mostruoso che sta facendo per mettere insieme gli interlocutori e dibattere di questi temi Hanno che riguardano la sanità. Hanno deciso di nominarmi eroe del 2024. Sì, veramente sì, perché noi a livello europeo ci saranno organizzazioni che sono dei battaglioni rispetto a noi. Guardate, banalmente io voglio farvi un esempio perché lavoro più a Bruxelles e all'estero che non in Italia. Siamo l'unico, o tra i paesi fondatori dell'Unione Europea, l'unico paese che non ha al proprio interno un'organizzazione parapubblica competitiva per vincere i progetti europei. Ma com'è possibile? Cioè, in tutti i paesi, Francia, Germania, Belgio, Spagna, ci sono organizzazioni che o Portogallo fino anche, ci sono organizzazioni che reclutano fondi, perché hanno delle all'interno veramente un potenziale, una potenza di fuoco per essere competitivi. E quindi anche sul fronte formativo questi progetti che riguardano la qualità sono affidati ad organizzazioni che provvederanno a livello europeo, ma ovviamente non tanto capillare quanto sarebbe necessario per noi, a formare competenze in ambito di qualità dei dati. Noi questo tipo di sensibilità ancora non l'abbiamo e la dobbiamo costruire. Grazie, bene, allora tanto lavoro da fare, grazie Fidelia Cascini, grazie a voi. Per la competenza e la passione che ci hai portato anche tu oggi.